Clinix P 2014 viene semplificata la gestione del file, in particolare quando si ha l'esigenza di mantenere uno stato di fatto all'interno del progetto e valutare e studiare una o più ipotesi di progetto. Generalmente il consiglio che si dava fino alle versioni precedenti era utilizzare più file. Vediamo come i piccoli aggiustamenti introdotti in ArcLinux P 2014 consentono invece di fare facilmente il tutto all'interno di un unico file di lavoro. Prima di cominciare, vi faccio presente che all'interno di questo file, andando in gestione progetto, esaminiamo che esiste una pianta che possiamo, volendo rinominare, chiamiamolo stato di fatto. Composta di due piani architettonici ed è presente anche una sezione. Ora vogliamo passare alla creazione di una prima ipotesi di intervento. È possibile farlo semplicemente scegliendo il comando File, apri. Ricarichiamo lo stesso progetto che stiamo aprendo in questo momento, con la piccola accortezza di selezionare la spunta Importa disegno. Dando Importa disegno, il progetto quindi viene importato e in particolare il programma mi chiede cosa? Beh, la pianta. Quindi questa pianta verrà importata all'interno del file in cui sto lavorando. Nel momento in cui la importo, però, si accorge che ha lo stesso nome e quindi gli andrò ad assegnare un nome. Ipotesi 1. Adattiamo le viste a video, guardiamo cosa è successo nel nostro gestore del progetto. Abbiamo quindi creato automaticamente una prima variante. Ipotizziamo un intervento all'interno di questo progetto. Modifichiamo ad esempio. Andiamo a cancellare qualche elemento. Andiamo a creare qualcos'altro. Spostiamoci di piano e facciamo la stessa cosa. Bene, abbiamo il file e ora lo strumento che si trova sotto moduli, tavola di sovrapposizione, si arricchisce di questo nuovo comando che consente di confrontare tavole all'interno dello stesso file. Infatti il programma mi mostra, sono partito da ipotesi 1, quindi chiedo di andarlo a confrontare con lo stato di fatto. Ovviamente definisco la leggenda dei colori, in particolare le parti identiche rimarranno grigie, le parti che sono solo sul primo, ecco, faccio presente che solo sul primo, il primo in questo caso è la nostra ipotesi 1, perché siamo partiti da qui a generare il comando. Quindi quello che c'è solo su questa tavola sarà una nuova costruzione, quindi andiamo a cambiare colore. Quello che invece c'è solo sul secondo, il secondo selezionato è quello di cui sto facendo il confronto, ovvero la tavola stato di fatto. Mettiamo in giallo. Attiviamo per tutti quanti i piani. Il programma, ecco che mi fa apparire la tavola. Possiamo effettuare un controllo che non ci sia qualche layer bloccato. Sblocchiamoli pure tutti quanti e accendiamoli. Il confronto è puramente di tipo 2D. Quelle che vengono inserite quindi sono linee bidimensionali. Magari chiamiamola
Bene, con questo vi ho mostrato le novità apportate alla tavola comparativa in Arcanic Speed 2014.